Ciao a tutti, nuovo video e nuovo video di prodotti finiti. Dopo tutti quelli che vi ho fatto vedere a dicembre, sono di nuovo qui a fare un altro video con i miei prodotti terminati. Partiamo subito e partiamo immediatamente con questa crema corpo, anzi crema gambe di Dr. Tuffy, la Capillary Stop. Di questa ve ne avevo già parlato perché sinceramente non mi era piaciuta, tant'è che l'avevo accantonata. È una crema corpo che si avvicina più a una pomata, dovete metterne poca, altrimenti fa una grande scia bianca, che però devo dire massaggiata si assorbe in velocità, però avete quell'attimo un po' di panico perché vi trovate con le gambe super super bianche. È una crema contro la fragilità capillare, quindi dovrebbe andare diciamo ad arginare un po' il problema. Contiene sambuco, rusco, ipocastano, edera, centella asiatica, propoli, olio dinamizzato di sesamo e anche degli oli essenziali di canfora, menta e timo rosso. Io non l'ho trovata sinceramente efficace, qui consiglia di applicarla 2 volte al giorno. Io l'ho applicata solo 1 volta al giorno per la maggior parte del tempo, anzi praticamente sempre. Però no, mi ha lasciato la pelle molto morbida, molto compatta e anche bella idratata, ma non ho visto particolari effetti sul discorso capillari. L'ho usata in questi ultimi giorni perché appunto l'avevo messa da parte. A stamattina l'ho tagliata, ne ho ancora un pochino per domani perché comunque avevo ben strizzato il tubetto e quindi è rimasto veramente poco prodotto. Per domani penso di riuscire a fare solo una gamba e neanche tutte e due. Comunque è finita e va bene così. Altro prodotto finito, questo deodorante è al lume di rocca di Natura Amica, questa è la versione brezza marina, ve ne ho già parlato, ci continua a piacere, mi piace sia questo sia quello dell'altra versione col tappo rosa, prodotto che potrei tranquillamente riacquistare e che consiglio ho. Altro deodorante, tagliato anche lui, questo Deocrema Freschezza Agrumata di Bioficina Toscana, mi è piaciuto tantissimo, dovrò ris... perché non riesco a parlare stamattina? Dovrò assolutamente riacquistarlo. L'avevo già riacquistato, ma in versione roll-on al Sana, solo che l'ho dato a mia mamma perché volevo che lo provasse anche lei, quindi dovrò riacquistarlo per me. Probabilmente acquisterò sia questo in crema sia quello in roll-on. Ottimo, ottimo, ottimo deodorante, anche questo super consigliato. Un altro prodotto consigliatissimo è questo tonico setare, di questo vi avevo parlato nel video e fu subito amore numero 3, ma vi avevo messo questo prodotto tra quelli con però riserva perché avendo l'alcol denaturato al terzo posto dopo il succo d'aloe e l'acqua temevo mi potesse seccare un po' la pelle, invece si è rivelato un tonico ottimo e una super coccola sia al mattino sia alla sera. Vi l'ho fatto vedere in quel video, quindi ve lo lascio nelle schede. Ha una consistenza che si avvicina più a un siero piuttosto che a un tonico, super piacevole, super efficace anche sulla pelle perché va proprio a costituire uno step in più, non è solo il tonico, ma è veramente fa quasi un trattamento simil siero. Davvero, davvero super consigliato, un prodotto ottimo. Un prodotto invece così, che ho acquistato solamente perché ero rimasta senza e non sapevo come togliere lo smalto, è questo solvente di Parisienne, questo è quello oleoso senza acetone. Fa il suo lavoro, per carità, io preferisco usare altro, ma non è male, costa una miseria e quindi ogni tanto se si è in emergenza si può comprare. Poi due creme mani, ve le ho fatte vedere nel video delle 5 creme mani a confronto, sono queste, quella di Thea Natura, Lara, e questa di Natura House Pro Gel, che vedete tagliata e un po' più un po' rimpicciolita. Ve ne ho già parlato in quel video, non mi dilungo, due creme mani fantastiche, le mie preferite di questo periodo assolutamente, ma anche in generale, fantastiche, veramente fantastiche. A proposito di creme mani, vi ringrazio tantissimo per le nuove iscrizioni. Cioè, ringrazio tutte le persone che sono arrivate su questo canale grazie al video di Miriam di Lichicca, a cui mando un bacione gigantesco, che ha riproposto la sua versione del mio video delle 5 creme mani a confronto, trasformandoli in 3 creme mani top e ha consigliato appunto il mio canale e in tante siete arrivate qua, quindi grazie per essere passate, grazie a Miriam ovviamente per le parole bellissime e spero insomma che vi piacerà trascorrere un po' di tempo insieme a me. Proseguiamo, altro prodotto terminato, il solito Regenerate dentifricio che amo, amo, amo e ancora amo, costa tantissimo, però ormai non posso più farne a meno.
Terminato un altro prodotto che era veramente da tantissimo tempo in bagno e infatti le condizioni si vedono perché poverino è tutto rovinato, e ha questo idrolato di rosmarino di Bificina Toscana. Io l'avevo usato all'inizio insieme allo shampoo concentrato, poi l'ho dato al mio fidanzato da usare come tonico, ma l'ha usato e non usato, e quindi poveretto è arrivato fino adesso. Non andrebbe bene perché gli idrolati andrebbero consumati in breve tempo, ma comunque la profumazione era rimasta uguale, la consistenza anche, e l'abbiamo finito in tempi biblici. Finito invece in poco tempo questo esfoliante oleoso corpo e sali del mar morto della saponeria del Titano di San Marino. Questo me l'ha regalato la mia amica Sara, che ringrazio ovviamente, un bacione tesoro. Mi è piaciuto, è uno scrub che migliora la circolazione sanguigna ed è un ottimo defaticante e rinfrescante. Allora, è rinfrescante assolutamente, nel senso che questo prodotto, oltre ad essere uno scrub comunque abbastanza efficace, con una grana sottile e una buona parte oleosa, ha una profumazione balsamica che a me faceva lacrimare, cioè una cosa veramente tanto 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 forte, e secondo me vi apre anche le vie respiratorie, perciò se avete il raffreddore e avete questo prodotto in casa, perfetto. Sapete che io non amo le profumazioni troppo balsamiche, sinceramente questa però mi ha dato fastidio, perché era talmente tanto forte che sembrava veramente un trattamento extra, perciò ci sta. Non è il mio scrub preferito, quello no, ma non è neanche stato male, quindi sì, potrei pensare magari se mi ritrovassi, se mi trovassi a San Marino, perché è un bel po' che non ci vado più, potrei pensare di acquistarlo. Magari se ci fosse anche un'altra versione dello scrub, proverai quella, giusto per cambiare. Finito dopo una vita e mezza, non so quanto, infatti è in condizioni indecenti, ve la faccio vedere al volo, questa lima per unghie di Essence. Questa non so neanche se esisterà ancora, era una lima con una parte di qua e quella proprio per accorciare le unghie da questa parte. Questa dovrebbe essere quella per lucidarle, io l'ho usata veramente pochissimo, invece questa l'ho usata tanto 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 tanto. Ormai non limava più, ma non avevo altre e quindi me la facevo andare bene. Adesso ho acquistato quella di Petzvai e ci sto facendo amicizia, diciamo così. Un altro prodotto che ho finito è questo conditioner di Madara. Di questo vi parlerò nel prossimo video, perché vi voglio fare un hair care routine aggiornata in cui vi parlo dei prodotti capelli che ho provato negli ultimi mesi, di cui ancora non vi ho parlato, perciò ne parliamo nel prossimo video. Comunque è finito. Come è finito? Ah, ecco, questo dovevo farvelo vedere nel video di dicembre, perché l'avevo già finito, ma me lo sono dimenticato perché avevo talmente tanti prodotti che questo qua l'avevo spostato da una parte all'altra e poi è rimasto qua sul letto. E è la lozione tonica idratante per pelle secca e normale di Frimonde. È fantastica, mi è piaciuta tantissimo. Questa ha le microsfere vegetali di Altea e mandorle con complesso idroregolatore naturale. Ha infatti aveva delle microparticelle che stavano sul fondo, quindi bisognava un po' shakerarla. E poi è applicata sul viso. Mi è piaciuta tanto, veramente un buon tonico. L'avevo preso da Tigotà e vorrò provarne anche altri, perché ho visto che ci sono altri tonici adatti alla pelle secca, e visto che questo mi è piaciuto molto, ne proverò degli altri. Finite le solite veline Soft Dream, queste verdi, via, lasciamole via. Finito anche questo sapone, questa saponetta di Alterra, che mi aveva regalato Nati tantissimo tempo fa e che ringrazio. L'ho utilizzata in questo periodo per le mani, mi è piaciuta, delicata, ma ha fatto male, sì, mi è piaciuta. Adesso invece ne sto usando un'altra e sto cercando di smaltire un po' di saponette, perché ne ho veramente tante 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 in casa. Finiti questi dischetti Cotton Plus Solution 2 in 1, che sono quelli che hanno latte e detergente al loro interno. Questi erano quelli grandi, erano la versione con l'aloe, carota e vitamina E, sono quelli che per me struccano un po' meno. Li ho usati abbinati anche ad altri struccanti per togliere il fondo, visto che comunque sono grandi. Li ho portati anche quando sono stata alle terme, però li ho usati anche in casa proprio per la loro dimensione. Vi ho già parlato di questi struccanti, dischetti struccanti, io mi trovo meglio con la versione rossa, questi li trovo non troppo efficaci, però per i viaggi sono comodi e magari anche in casa abbinati ad un altro struccante.
terminato questo, madonna quanta roba, terminato questo e anche la versione sample, la full size di olio cremoso e delicato struccante di Biovera, ve l'ho fatto una recensione apposta, quindi non mi dilungo. Avete visto proprio in quella recensione che era finito, mi è piaciuto moltissimo, ottimo prodotto, super consigliato, però se ne volete sapere di più vi rimando a quel video. Terminata la Charity Pot, la crema di Lush per il corpo, anche di questa vi ho già parlato. Ho fatto un post anche sul blog di prime impressioni che confermo, una crema molto valida, bella idratante, si assorbe abbastanza in fretta, non lascia la pelle perfettamente asciutta, infatti se dovete subito andare a vestirvi dovete fare un po' attenzione, però un buon prodotto e probabilmente la riacquisterò, anche perché come vi avevo già detto il ricavato di questa crema va a varie associazioni per varie cause. Profumazione davvero gradevolissima. Molto 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 buona, sì, è finita, mi è piaciuta davvero tanto, sì sì, vorrò riacquistarla, più adatta secondo me per l'inverno. Poi ho finito questa maschera, questo sample di maschera capelli Biolis o Biolis all'olio di argan che mi ha regalato sempre la mia amica Sara. Questa l'ho portata con me alle terme e mi ha accompagnata nei lavaggi frequentissimi di quei giorni. Mi è piaciuta, ma probabilmente le versioni classiche mi piacciono di più. Me l'aveva detto anche lei, ma penso di sì. È vero che era poco prodotto, io ci ho fatto due volte, probabilmente se avessi avuto una full size ne avrei usato di più, però non è che mi abbia stravolta, forse proverò la full size proprio per testarla meglio. Finiti dei balsamo labbra, ve li faccio vedere in velocità. Allora, questo di Chien classico che avevo in borsa, l'ho usato proprio solamente così quando ero in giro, non mi ha fatto impazzire, e invece due che mi piacciono tanto, di cui vi avevo parlato nel primo video, penso, di prodotti labbra a confronto, quando avevo provato la versione naturale e vi avevo detto che non mi avevano, mi aveva troppo colpita, poi però ho provato le versioni agrumate, insomma le versioni fruttate, e mi sono piaciuti molto molto molto. Molto di più, e sono questi gli addolci labbra di Alchemilla. Io ho finito questo qua al lime e questa alla cannella. Sinceramente hanno un prezzo veramente economico e sono molto validi. Mi piacciono un po' in tutte le stagioni, le ho usate in estate, le ho usate in questo periodo. Ne ho riacquistato un altro quando sono stata qualche giorno fa da Mente Rosmarino a Pesaro e ho acquistato il mandorlatte che avevo già acquistato ma si è perso nei meandri del negozio in cui lavoravo quest'estate. Siccome facevo i turni e il negozio era parecchio incasinato, soprattutto al retro, quando io lasciavo sempre un burro appoggiato perché sapete la mia fissa, e una sera sono tornata dopo il turno della mattina e il mio burro non c'era più. Ho provato a cercarlo ma non l'ho trovato, quindi sarà sicuramente finito nell'immensità delle cose che c'erano lì sotto, e quindi si è perso. Siccome mi era piaciuto davvero tanto l'ho riacquistato, ma davvero validi validi. Non so se quella volta quando avevo provato quello neutro io fossi troppo piena di aspettative, oppure se davvero quello neutro era un po' diverso, però io con questi profumati, diciamo saporiti, mi sono trovata e mi sto trovando davvero molto molto bene e meglio rispetto a quello neutro. Poi finito anche questo olio puro di Baobab, della linea appunto oro di Baobab dell'erboristica, ve ne ho già parlato, ottimo olio, e anche ottimo erogatore che era veramente comodissimo per essere precisi con le gocce. Finito anche questo No More Crash di Bella Oggi, la base rinforzante per le unghie, l'ho già riacquistata, mi piace sempre, questa ultima parte è praticamente ormai colla, non si muove più, e quindi ne ho acquistato uno nuovo, però è sempre un ottimo un'ottima base e soprattutto si vede l'azione rinforzante perché mi fa sempre crescere un po' di più le unghie e me le rinforza anche. Ho terminato anche questa crema all'olio extravergine di oliva della linea Athena di Bionatura, e questa me l'avevano data come omaggio quando ho fatto degli acquisti a Ustuni, e è per il viso e per il corpo, era la linea praticamente un po' più pregiata di questo brand e me l'avevano regalata per da provare. È una crema viso corpo appunto, ma io l'ho usata solo per il corpo,
Mi è piaciuta un casino, mi è piaciuta perché è leggerissima, ricorda come consistenza il fluido corpo di Bificina Toscana e i frutti rossi, ma è bella e idratante. Non la userai in inverno pieno, io questa l'avevo finita già qualche mese fa, solo che mi era rimasta in bagno. Non è proprio particolarmente idratante, però nonostante la sua consistenza dà una buona idratazione. Perciò per le mezze stagioni secondo me è veramente ottima, 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 ottima. Ottimo anche questo olio detergente Nakomi che io avevo ricevuto come omaggio, cioè questo sample che io avevo ricevuto come omaggio quando ho acquistato gli altri prodotti Nakomi, tra cui l'acqua micellare e il bifasico. Mi è piaciuto tantissimo, questo non lo butto, lo tengo perché secondo me qua salterà fuori un video da campioncino acquisto perché è un olio meraviglioso, mi ha struccata bene, lasciata la pelle idratata, morbida, compatta, non mi ha fatto uscire un'imperfezione, fantastico, fantastico, davvero favoloso, super super consigliato. Super consigliato come questa mousse al lampone di Nakomi, ne avevo tenuta un pochino da parte da tempo, perché quando avevo ancora fatto il video tempo fa, e poi mi era rimasta in bagno e non vi avevo più fatto vedere la confezione quando era terminata, quindi anche questo non è esattamente un finito di questo mese, ma un po' più vecchio, sia lui sia appunto questa qui. Altri finiti invece di questo periodo, la matita per sopracciglia Nabla, la Brow Divine, questa ne avevo sempre sentito parlare, quando sono stata da Biocalica mi è stata gentilmente omaggiata, ancora grazie, un bacione, era la versione Uranus, mi è piaciuta, voglio farvi anche qui un video in cui vi parlo di questa matita e di altre per sopracciglia, quindi terrò da parte anche lei, comunque un buon prodotto, tutti i vari pareri che avevo sentito sinceramente sono assolutamente fondati. Poi ho terminato questo balsamo di Madara, il Plum Plum, questo me l'ha gentilmente mandato Nati, io avevo provato l'altra versione, quindi quella che avevo acquistato, questo qui l'ho provato grazie a lei, sinceramente la profumazione è molto 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 gradevole, perché ancora si sente dal pot e è di prugna, mi sembra, è comunque fruttata, molto piacevole, però come idratazione è un po' come suo fratello, secondo me non è particolarmente efficace, quindi sì, buoni balsamo labbra, ma non chissà che cosa. Poi qui dentro c'è l'ennesima beauty blender, mini beauty blender ammuffita, quindi via, la rimetto nella velina dov'era e la gettiamo. Qui invece c'è un sample della maschera di Glam Glow per le pelli secche che ho ricevuto da Sephora e che ho provato e ho sinceramente amato. È una maschera che contiene dei siliconi, quindi non è assolutamente un prodotto naturale, però comunque ha anche dei buoni ingredienti al suo interno e secondo me è qualcosa di fenomenale. È veramente super idratante, dà un effetto pazzesco al viso, mi è piaciuta veramente tantissimo. La cosa che mi ha fatto un po' ridere è che questa maschera a me è stata data come se fosse un sample del detergente, quello azzurro per le pelli secche, e questa cosa mi ha fatto veramente girare parecchio le scatole, perché ero da Sephora per fare un regalo, stavo parlando appunto del detergente di Glam Glow, la ragazza mi ha detto: "Anna, ma oltre a quello verde c'è anche quello per le pelli secche e quello azzurro", e io ho detto: "Guarda, ho già provato un sample perché a Milano me l'hanno dato da provare, solo che non mi trovo bene perché comunque è un po' troppo sgrassante per la mia pelle e ha quelle piccole microparticelle che fanno un leggero scrub, ma forse sono eccessive da usare sul mio tipo di pelle in questo periodo", e lei mi fa: "Ma no, ma non è... quel detergente lì non ha particelle, non ha questo, fa questo effetto, è a base di miele, ha una consistenza molto morbida, assolutamente, fate, ne faccio un sample perché probabilmente a Milano hanno sbagliato", e ho detto: "Ah, ok, cioè poteva essere", quindi mi ha dato questo qui. E io sono andata a casa,
Ho avuto il dubbio però perché la ragazza di Milano mi era sembrata molto preparata e molto più preparata di quelle che incontro di solito e quindi sono andata a sbirciare sul sito e online in generale più che sul sito e ho trovato delle foto della maschera e era assolutamente la consistenza di questa qui. Quindi non era il detergente e io mi dico se uno pensava di aver usato un detergente e andava poi da Sephora ad acquistarlo e comprava totalmente un'altra cosa e spendeva 30 euro su. Non ci sono parole, non ci sono davvero parole. Poi continuiamo perché ancora non è finita questa diciamo mini taglia di Talasso Scrub di Geomar, sempre un buon prodotto, sempre piacevole utilizzarla. Ho finito anche questa green tea, questa crema in tessuto che mi ha regalato Alice, che ringrazio, l'ho portata con me alle terme, l'ho usata con molto piacere perché lì era un bel caldino, è stato proprio un momento super piacevole con del vino, un idromassaggio e la maschera. Top! Come maschera in sé, sì, l'ho trovata una maschera in tessuto normale, mi ha lasciato la pelle bella idratata, non mi ha sconvolta, però un ricordo super piacevole, quindi ancora grazie. Per finire vi mostrerei alcuni sample che ho portato proprio alle terme. Come olio viso, visto che io non posso stare senza olio viso in questo periodo, ho provato questo di Caudalie, che mi è piaciuto e anzi valuterei sinceramente un acquisto, e è il Polyphenol C15, olio notte. Ottimo, ovviamente per quanto può essere ottima una fialetta, però potrei veramente pensare di acquistarlo. Poi, e è questa qua la sua confezioncina. Questa sarebbe la full size, mi è piaciuto davvero davvero tanto e mi ha incuriosita soprattutto perché una così poca quantità può solo incuriosire. Poi ho terminato i tre, cioè ho usato come balsamo, mamma che casino, aspettate, non sono tanti, non disperate che in breve tempo ce la faremo. Allora, questi tre, il balsamo di la saponaria, quelli nuovi, moringa e limone, moringa e girasole e moringa e lino, li ho usati tutti e tre, sinceramente quello che mi è piaciuto di più è stato quello moringa e girasole, mi pare. Avevo fatto una cosa del tipo metà confezione, cioè una su metà testa e l'altra sull'altra metà testa. Lasciano un po' il tempo che trovano questi test perché, ripeto, ho lavato i capelli due volte in due giorni, quindi non avevo i capelli con dei nodi, insomma non avevano problemi, è stata un'impressione un po' così, però potrei pensare di acquistarli in full size per capirne di più. Mi sono portata sempre dietro per struccarmi questo latte detergente struccante di Bioledi che ho provato anche sugli occhi e bruciava da morire, quindi non mi è incuriosita per niente. E poi invece ho provato anche sugli occhi questo di Madra, il mio amato latte detergente che è stato riformulato e non mi ha bruciato per nulla neanche sugli occhi, anche se io di solito non lo uso per questa zona, però l'ho voluto testare, fantastico, veramente super 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 consigliato, come ve l'ho già consigliato fino adesso, continuo a consigliarvelo. Poi per il corpo ho utilizzato questo bagno delicato per pelli sensibili alla camomilla di Phytorelax, sì, normale come tanti altri, e poi questo dei Giardini Segreti, questo di Elan, questo gel doccia profumato levigante. Io questo non avevo capito che era un simil scrub perché ha dei granellini all'interno, perciò all'inizio l'ho aperto e ho detto ma cos'è sta roba, poi me ne sono resa conto e ho detto vabbè ok usiamolo così, non amo i prodotti gel doccia con granellini, quindi non mi incuriosisce. E gli ultimi due che vi mostro poi basta, vi lascio andare, sono questi due prodotti di Diego Dalla Palma che mi ha sempre mandato Alice. Allora, io questi li ho tirati su e li ho messi nel mio beauty pensando che fossero due creme gel ricci definiti. Invece poi quando ero sul posto mi sono resa conto che non era così, perché la prima sera ho usato questo come prodotto per lo styling, quindi come gel. La seconda sera ho aperto questo qui pensando che fosse la stessa cosa, invece era una maschera.
abbastanza panico perché non avevo provato niente se non l'olio capelli e quindi non avevo nulla per fare lo styling. E cosa ho fatto? Ho preso un po' di maschera e l'ho messa sui capelli, molto semplicemente, e ha funzionato comunque anche così. Anzi, ha funzionato meglio rispetto al gel, perché questo gel contiene alcol, ma ragazzi, a me ha seccato i capelli nell'immediato. Quindi, no, se avete capelli secchi come i miei, no, 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 no. Mentre la maschera, poi dopo ovviamente tornata a casa l'ho usata anche come maschera, però non è male. Sinceramente non l'acquisterei, però mi ha salvata anche come prodotto per lo styling. Dopo aver parlato un'ora e mezza anche per oggi, direi che questi sono tutti i prodotti finiti dell'ultimo periodo, sono veramente parecchi, pensavo fossero meno, invece sono proprio tanti. Fatemi sapere voi se li avete provati, fatemi sapere se siete incuriositi da qualcosa, se la pensate in modo diverso da me, se li avete provati e invece non siete d'accordo con le mie opinioni, e se avete prodotti simili a questi, di queste categorie che volete consigliarmi, ditemi tutto ovviamente nei commenti. Grazie per aver guardato anche questo video eterno, vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo. Ciao!